Salve a tutti e benvenuti alla nostra lezione sull'età dei metalli. Che cosa intendiamo con età dei metalli? L'età dei metalli, molto semplicemente, è una fase della preistoria compresa tra il Neolitico e la prima fase della storia. Che cosa succede in questo periodo? L'uomo impara a domesticare i metalli nativi, cioè i minerali presenti in natura, arrivando a realizzare manufatti come punte di freccia o falcetti in bronzo e altri materiali più resistenti, più malleabili della pietra. Convenzionalmente l'età dei metalli è suddivisa in tre fasi: l'età del rame, dal 6000 al 3000 avanti Cristo, l'età del bronzo e l'età del ferro, ma come vedremo si tratta di suddivisioni convenzionali. In che modo l'uomo imparò a domesticare i minerali presenti in natura per ottenere dei metalli? Diciamo che possiamo distinguere una prima fase della metallurgia, molto elementare, molto semplice, da una seconda fase più complessa. Come si arrivò alla scoperta di poter manipolare e utilizzare i minerali trasformandoli in metalli? Durante la ricerca di selci per fabbricare armi e utensili, gli uomini primitivi si imbattevano in alcune pietre particolari che si distinguevano da altre per la particolare lucentezza, come vediamo per esempio nell'immagine centrale. Eccola, qui vediamo riprodotta una pepita d'oro. Come possiamo vedere, l'oro è ben visibile in superficie. Nella prima immagine, a sinistra, abbiamo un esempio di rame presente in superficie, metalli cosiddetti nativi presenti in natura. Cosa facevano gli uomini primitivi? Raccoglievano queste pietre, le lavoravano per martellatura, come vediamo nella terza immagine, ricavandone piccole lamelle con le quali fabbricavano gioielli e altri oggetti in rame e oro. Rame e oro, non a caso, sono materiali molto duttili e malleabili. Agli inizi, quindi, la metallurgia era un processo molto elementare, molto manipolare in maniera più. Poi l'uomo complessa i minerali. Infatti, arrivò quindi a elaborare un processo di lavorazione di metalli molto complesso che si chiama appunto metallurgia. Questo processo si basa su alcune fasi importanti. Innanzitutto, il minerale viene estratto, come in questo caso. Quindi non si trova casualmente presente in natura, ma viene cercato in appositi luoghi, in miniere, in giacimenti. Viene raccolto il materiale, il minerale, poi viene fuso in apposite fornaci o altoforni a temperatura elevata. Il materiale fuso viene colato in appositi stampi per assumere la forma desiderata, viene battuto a caldo, come nell'immagine, e poi raffreddato. La domesticazione dei minerali comporta dunque questi processi che abbiamo qui descritto. Nel video che vedrete di seguito, vedrete in che modo e in che epoca avviene il graduale passaggio dall'ultima fase del Neolitico alla cosiddetta età dei metalli. Sempre in Medio Oriente, un'altra rivoluzione era già da tempo in atto. Una rivoluzione che avrebbe cambiato per sempre il destino dell'umanità. Al Wadi Annan, nella Giordania meridionale, la malachite verde nel letto di un fiume è stata portata alla luce da un'alluvione improvvisa. I raccoglitori furono ispirati dal colore. Inizialmente levigavano la roccia facendone perline per i gioielli, senza fonderla. Poi, circa 8000 anni fa, scoprirono che surriscaldando il minerale con dei cannelli si poteva ricavare qualcosa di favoloso. È il primo metallo fuso, il rame.
Il rame venne usato per fare di tutto, dagli ornamenti ai pugnali. Non solo, poteva essere indefinitamente sciolto di nuovo e fuso in altre forme. Ma i loro discendenti fecero ancora di più. 5.000 anni fa scoprirono un segreto fondamentale. Mescolando al rame un po' di stagno, si ottiene il bronzo, una lega dura e resistente. La scoperta di questo segreto era così importante che ai fabbri furono riservate le tombe più ricche. Siamo così entrati nell'età del bronzo. Ed ecco spuntare armi da taglio che non si potevano produrre con la pietra. Pugnali che si fanno sempre più lunghi e diventano spade. Punte di lancia che possono essere saldamente fissate all'estremità di un lungo palo. Queste armi trasudano potere. Sono rare e pericolose. Chi le possiede ha la forza di ottenere esattamente ciò che vuole. L'evoluzione della metallurgia proseguirà oltre il Neolitico. Circa 1200 anni prima della nascita di Cristo, gli Ittiti costruirono forni in grado di raggiungere temperature di 1500 gradi. È la temperatura di fusione necessaria per ottenere un altro metallo ancora più duttile e anche più resistente del bronzo, il ferro.